La presenza di ciascuno di voi è un sostegno a questa iniziativa che sta, per così dire, per essere finalmente partorita, ma ha bisogno per trovare una sua consistenza nel tempo di trovare da parte di tutti un'attenzione e anche una cooperazione molto stretta. La valle del primo presepe. In genere quando si parla di contesto presepiale si fa riferimento a un contesto che sta un po' agli sgoccioli, a qualche cosa che sta per finire e qualche volta abbiamo sentito nei nostri contesti pubblici dire che il nostro territorio non deve ridursi ad essere un presepe. E allora la Valle del Primo Presepe intende ribaltare la prospettiva a condizione che si riscopra il significato dirompente del presepe, che è tutt'altro che qualcosa di innocuo e se vogliamo di marginale. Per poter coglierne l'essenza, a mio parere dobbiamo ripartire dagli animali, dal bue e dall'asino, che non sono presenti nei Vangeli canonici, ma che San Francesco a Giovanni Velita raccomanda come unici due co-protagonisti di questa vicenda che è data 1223. L'asino e il bue. Forse Francesco si ispirava ad un celebre testo del profeta Isaia che dice così: il bue conosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, mentre Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Dunque l'asino e il bue diventano un simbolo di questa smemoratezza, di questa amnesia, di questa incomprensione del popolo rispetto a ciò che è più decisivo, cioè il creatore, colui da cui tutto viene e proviene, e in un senso più lato potremmo dire la smemoratezza rispetto a quello che ci ha generato, alla terra, nostra madre. E io vorrei interpretare così allora il senso di questa iniziativa che, per quanto riguarda la Chiesa che se ne è fatta interprete, all'inizio ha, per così dire, una ragione innanzitutto spirituale e culturale, ma siccome lo spirito e la cultura non sono esangui, ma hanno sempre delle ricadute, lo dico a conforto di Tosti qui davanti, io mi auguro che ci possa essere anche una sorta di beneficio anche per il nostro territorio. E allora, qual è lo scopo di questa valle del primo presepe? Io vorrei partire proprio da quelle poche parole vergate da Papa Francesco il 4 gennaio del 2016. Reputo quello, in un certo senso, il concepimento di questo progetto. Quel giorno il Papa sorprese tutti venendo qui con un desiderio che nasceva proprio dal suo cuore, che era quello di venire a vedere questo luogo e prima di andarsene, sbagliando anche la data perché c'è scritto 3, ma in realtà era il 4, il Papa dice che ringraziava chi lo aveva accolto e poi diceva, o meglio formulava un auspicio, scoprire la stella e cercare il bambino. Ecco, a me sembra che questi siano i due obiettivi, scoprire la stella. Che cos'è la stella di un territorio? È ciò che illumina e orienta e dà in un certo senso la prospettiva. Io credo che nel nostro caso questo significhi ritrovare uno stile di cooperazione che metta insieme tutte le forze che sono sul nostro territorio, perché questo è ciò che rende un territorio minuto, non necessariamente irrilevante. Io so bene che qui in questi anni c'è stata tanta gente che spesso in solitudine ha cercato di tenere desta questa forma di memoria, ma forse era giusto che a un certo punto si arrivasse anche a qualche cosa di più ambizioso perché la stella della cooperazione tra istituzioni statali e non, tra privati e pubblici e tra tutti i cittadini, e quando dico questo faccio riferimento anche a tutti i paesi che fanno da corona alla Valle Santa, secondo me è una stella che dobbiamo far tornare a splendere, perché, come direbbe anche la dottoressa Santarelli, che ringrazio, sarebbe ben difficile diversamente riuscire a tenere insieme. Questo ci aiuta a superare ormai
diciamo così, stanchi campanilismi e forme ataviche di separatezza e ci fa ritrovare invece la stella dello stare insieme, da cui ciascuno può trarre sicuramente qualche effetto positivo. E poi cercare il bambino. Certamente, da un punto di vista strettamente spirituale, questo significa avere la capacità di non lasciarci sorprendere solo dall'apparenza, ma di andare al cuore di questo bambino che per noi cristiani è la rivelazione addirittura di Dio. Ma il bambino è per sua stessa definizione il simbolo della vita e perciò cercare il bambino significa cercare la vita qui in questo nostro territorio, nelle forme che sono oggi a noi compatibili e sostenibili. E cercarla, io non lo dimentico mai, dopo quello che è successo il 24 agosto del 2016. Allora cercare il bambino significa cercare anche in questo nostro contesto e magari proprio in questa particolare situazione lo scatto per ritrovare insieme motivi di vita, motivi che possano far crescere il nostro ambiente. E lo dico questo all'indomani di una bellissima inaugurazione ieri a Roma, presso le splendide terme di Diocleziano, a pochi passi dalla stazione Termini, che io non conoscevo e che vi invito a conoscere perché sono veramente un tesoro, che però è nascosto nel caos della città. Di una iniziativa curata dal MIBACT intitolata Rinascite, dove si presentano in rapida successione con un allestimento curato dall'architetto Boeri le opere, alcune delle opere salvate tra Amatrice ed Accumoli. E si resta letteralmente spiazzati dalla bellezza contenuta in questi territori di cui noi stessi che eravamo qui non eravamo assolutamente avvertiti. E si tratta di alcune delle opere, non di molte di più che sono dentro a Città Ducale, a Casa Buonpastore e tra breve anche in un altro deposito. Rinascite, allora a me sembra essere alla fine lo scopo ultimo, diciamo, di questa iniziativa. È questa una forma di rinascita. E non a caso, e mi avvio a conclusione, tale sarà il titolo dell'opera che in qualche modo suggella questo percorso che parte da qui, passa per Greccio Paese ed arriva fino a Rieti nelle sue diverse realtà artistiche e storiche, sotto gli archi del Vescovato, questa proposta dell'artista brasiliano Sidival, che si chiama appunto Rinascita. E Sidival, stando a quello che scrive Lidia Panzeri, in questa sua opera che verrà realizzata dallo stesso artista nei prossimi giorni e che verrà naturalmente inaugurata lo stesso giorno, il 2 dicembre, intende affermare tutto quello che ho detto con una sorta di presepe di sofferenza, evidenziato, dice la Panzeri, dalle ferite del bambino privo di un piede, adagiati su un frammento d'altare, quasi prefigurazione di un sarcofago. Ma tutta questa forma di realismo che fa riferimento a quello che ancora oggi sono le ferite, non è fine a se stessa, perché in qualche modo prelude nell'interpretazione che ne fa Sidival attraverso le due fenici che verranno poste su lastre tombali, simbolo di rinascita. Lo vedremo e cercheremo di capire meglio quest'arte che ha delle forme anche astratte, ma che sicuramente è una maniera per riprendere il tema di fondo che è quello della rinascita. E allora io vorrei a conclusione formulare proprio questo augurio, e cioè che questa iniziativa che muove i primi passi, che certamente avrà bisogno di consolidarsi negli anni, perché non si vive semplicemente di un fuoco fatuo, e questo dipenderà dalla capacità che avremo di scoprire la stella, cioè di essere veramente capaci di cooperazione e di cercare il bambino, cioè di andare incontro a quello che è il territorio che ci dà vita, ecco, io credo che questo sia un segno di
rinascita. Un segno però che col tempo dovrà sempre di più concentrare l'attenzione proprio su quello che qui Francesco ha fatto, sulla mangiatoia, ancor prima che sul presepe, che ne è in qualche modo una sorta di interpretazione tardiva e anche un po' dolciastra. Sì, la mangiatoia, il luogo dell'asino e del buo che non soffrono la smemoratezza e l'amnesia di noi moderni, ma anche il luogo degli odori acri e tuttavia fecondi della serie «Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori». E questo significa cogliere nel presepe, anzi nella mangiatoia, ciò che può riscattare e far rinascere anche il nostro territorio. Non nel senso adesso ambizioso o pretenzioso che chissà che cosa possa produrre, ma che lentamente, con gli anni, potrà affermarsi e dare al nostro territorio una sua identità, così come ce le hanno tutte le altre parti del nostro bel paese. Un'identità che in qualche modo farà anche la nostra originalità. Per questo c'è ancora molto da fare. Siamo appena agli inizi. Grazie.